Ho davvero tantissima fame. Chissà che cosa ci avrà preparato nonna Pina per colazione. Oh, niente! Oh, guardate! Nonna Pina vuole preparare una torta di mele. Migenti, siete in cucina? Un momento e arrivo subito da voi. Sentite, amici amici, diamo una zampa alla nonna, mettiamo sul tavolo gli ingredienti. Prima preparerà la torta e prima mangeremo. Giusto, Lampo, diamoci da fare. Oh, niente latte. Oh, oh, niente frutta. Anche qui dentro niente uova. Ma dondolarsi è gattastico! Ecco il latte! Ci penso io! Oh, addio per sempre, colazione! Poveri miei micetti, dovete essere molto affamati! Volevo prepararvi una bella torta, ma ho finito tutti gli ingredienti! Sapete allora che facciamo? Andremo a prendere quello che ci occorre alla fattoria qui vicino! Eccoci arrivati, micetti! Oh, guardate che meraviglia! La campagna è così rilassante! C'è nessuno? C'è nessuno? Micetti, aspettatemi qui e fate i bravi. Io vado a cercare il fattore. Ciao, uccellini, come siete carini. Ciao! Ma che stai facendo? Ciao! Niente uccellini sul mio steccato. Buongiorno, io mi chiamo Corny, il gatto della fattoria. Voi chi siete? Ciao, Corny, noi siamo i Buffy Cats. Io mi chiamo Lampo. Io sono Milady e loro sono Pilù e Polpetta. Siamo venuti qui per fare provviste. La nonna è in giro a cercare il fattore, ma purtroppo non l'ha ancora trovato. Oggi il fattore non c'è, ma se volete vi aiuto io a trovare gli ingredienti. Che vi serve? Il latte, le mele e le uova. Ci puoi dare del latte, per favore? Mi dispiace, ma non funziona così in campagna. Davvero? Se volete il latte, possiamo prenderlo dalle mucche. Ma prima dobbiamo dar loro da mangiare. Seguitemi, andiamo a prendere una balla di fieno. Qui siete in campagna, non al supermercato. Non potete mica avere tutto subito. Ci vogliono pazienza e tanto lavoro. Così facile, bastava dirlo. Muoviamoci, Buffy Cats. Vado prima io. Ehi, lavorare in campagna sembra proprio uno spasso. Pilù, stai andando alla grande! Fate strada, Milady, la vera campionessa! Ehi, sto controllando la balla di fieno perfettamente! Gatte di città! Le mucche hanno gradito molto il fieno e vi hanno gentilmente offerto il latte. Gattastico, ora ci servono le mele. Gli alberi delle mele sono là. Iniziate a raccoglierle. Io vi raggiungo tra poco. D'accordo, Corny. Sembra più facile rispetto a prendere il latte. Bisogna solo salire sull'albero e cogliere le mele. Ma io sono troppo stanco. Ascoltate, ho una baffa idea. Mangiamo tutte le mele che cadono dall'albero, Milady. No, Polpetta. Raccogliamo tutte le mele che cadono dall'albero. Avanti, Buffy Cats, scuotiamo insieme l'albero. Il signor fattore!
io non ho ancora trovato il signor fattore. Più forte! Tutta questa fatica abbiamo raccolto... Solo due mele? Guardate me, Buffy Cats. Adesso vi mostro io come si fa. Ora attenti e tenetevi pronti, perché dovrete riuscire ad afferrare le mele senza farle cadere a terra. Siamo pronti! Calcio in rovesciata! Colpo di coda! Canestro? La prendo io! Presa! Tieni, polpetta! L'ho presa! Ora abbiamo mele a sufficienza. Abbiamo finito. Mi sento davvero stanchissima. Ci mancano solo le uova da prendere, Pilù. Per prendere le uova dovremo usare questi semi di mais. Prima di tutto dobbiamo seminarli. E quando nasceranno le pannocchie, avremo cibo per le galline. Cosa? Dobbiamo realmente aspettare fino al tempo del raccolto? No, no. Sapendo che avete fatto questo per loro, le galline vi offriranno le uova. D'accordo. Allora possiamo aiutarti. Seminare, dopo tutto, sembra semplice. Niente è semplice in campagna. Ogni azione richiede sempre molto impegno. Mi raccomando, fate attenzione! Lampo, cosa avrà voluto dire, Corny? Non ne ho la minima idea. A ogni modo, seminare sembra molto semplice e poi qui è così tranquillo. Pilù, forse è meglio se non gli dai da mangiare. Ma in fondo si tratta solo di un uccellino e poi è così carino. Oh, mamma gatta! Gli uccellini stanno mangiando tutti i semi. Oh, e adesso che facciamo? Sciò! Scusaci tanto, Corny. Purtroppo gli uccellini hanno mangiato tutti i semi. Già, è la stessa storia ogni giorno anche per me. Gli uccellini mangiano i semi e io non conosco nessun modo per tenerli lontani. Ascoltate, ho una Buffy idea. Gli uccellini hanno paura degli spaventapasseri. Buffy Cats, costruiamone uno con il riciclo creativo. Devo ammettere che non ci avevo mai pensato. Costruirlo sarà una passeggiata. La fattoria è piena di cose che possono essere riciclate. Bene, diamoci da fare. Sbrighiamoci prima che tornino. Ecco fatto! Corri, Lampo! Stanno arrivando! Oh no! Buffy Cats, nascondiamoci! Guarda lì, Corny, sta funzionando! Lo spaventapasseri li allontana! Sì, così gli uccellini non mangeranno mai più i semi! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Le galline vi regalano queste uova! Ora avete tutto quello che vi serve! Grazie, Corny! Scusatemi, Buffy Cats. Ora devo andare, perché qui in campagna non c'è mai un momento di calma. Arrivederci, Buffy Cats. Ciao, ciao, Corny! Ah,
amici amici, è stata una giornata faticosa. La campagna è bella e mi piace, ma io mi sento tanto stanco. Sì, anch'io. Torta di mele. Torta di mele. Oh, che peccato, non vedo il fattore da nessuna parte. Ma è stato molto gentile. Ha preso tutti gli ingredienti che volevo e li ha messi nel mio carretto. Che fattore cortese! E voi, miei cari amicetti, che state facendo? Vi riposate? Eh sì, è proprio vero. Vivere in campagna è davvero molto rilassante.